Eccoci tornati amici su VapeTech Channel con un nuovo video di liquidi. Torniamo dagli amici di Easy Vape con la linea che avete visto nei video qua sopra che vi lascio. 40 aromi suddivisi in 4 categorie. Quindi c'era il cremoso, c'era l'ice, categoria fruttato e la categoria tabaccosi. Oggi andiamo a vedere due aromi che sono il brutale come fruttato, eccolo qui, e il ponente come cremoso. Allora, boccettine da 10 ml, io per rifarne 60 ho aggiunto 40 ml di base e 10 ml di booster con o senza nicotina, sempre come pare a voi. Ponente, che è il cremoso, è plancake ai frutti rossi. Mentre brutale, che è il fruttato, è molto interessante secondo me ed è fragola, guava e anice stellato. Quindi adesso io li ho già preparati e andiamo a assaggiarli insieme, ma prima, come sempre, la nostra sigla. Rieccoci tornati. Allora, partiamo con il cremoso, quindi il ponente, che abbiamo detto che è pancake ai frutti rossi. Beh, che dire, viene fuori un buon aroma cremoso, dolce, dolce giusto, non è esageratamente dolce. Il pancake, si sente la nota, diciamo, di pancake, si sente molto i frutti rossi. I frutti rossi sono ben amalgamati in questo liquido, almeno in flavor. Si sente molto la nota di frutto rosso, buono, senza infamia e senza lode, perché non è un liquido che dici, sì, ce ne sono stati tanti altri di pancake e frutti rossi, pancake alla fragola, però diciamo che in una linea di aromi cremosi, 10 in totale, che ha fatto Easy Vape, ci sta anche il pancake al frutto rosso. Andiamo a provarlo in cloud. Allora, in cloud chasing diciamo che viene fuori molto di più la nota dei frutti rossi e il pancake rimane un po' sotto, un po' di contorno, diciamo, non è così accentuato. I frutti rossi sono molto buoni di questo aroma, devo dire la verità, mi piacciono molto perché non sono invasivi, non sono prepotenti come frutti, come aroma, sono molto buoni. E il pancake che mi rimane un po' così, sì, che dà cremosità all'aroma, ma non è che lo riconosci in cloud, secondo me. Non riconosci che c'è sotto quella nota, diciamo, un po' briosciosa, passatemi il termine. È un buon all day, sicuramente un buon all day. Ripeto, non eccezionale come aroma, però è molto buono. E adesso passiamo al brutale. Brutale, che è fragola, guava e anice stellato. Mix, secondo me, attenzione. Secondo me è molto interessante. Buonissimo ragazzi, buonissimo, è veramente buono, viene fuori sì la fragola, l'anice stellato, cioè il sapore di anice viene fuori subito, ma all'istante, ed è molto delicato e quindi non ti distrugge il liquido, è fatto proprio bene, ma proprio bene. L'aroma di guava ti dà quella rotondità al liquido che in flavor ci sta alla grande proprio. Veramente bravi, complimenti ragazzi, in flavor questo qua è un liquido eccezionale. E adesso andiamo a provarlo in cloud chasing, vediamo cosa ci dice. Ciao ragazzi, ciao, perché è diverso come sentore rispetto a un flavor, ok? Però qui l'anice viene fuori proprio, ma che buono che è questo anice ragazzi. Quest'anice qua stellato che ci ha messo dentro è veramente eccezionale, tende un po' alla liquirizia in cloud come gusto, ok? Però ci sta veramente, veramente bene e a mio parere questo qua è un liquido che veramente spacca. Cioè dovete troppo assaggiarlo, consiglio mio, assaggiatelo. Se non vi piace, poi vabbè, ovviamente ognuno ha i suoi gusti, però ragazzi... Se vi piacciono i frutti con quella puntina di anice che ci sta, l'anice barra liquirizia, dico io,
questo, ragazzi, è un liquido eccezionale, veramente buono, veramente buono. Andate a provarli nei negozi Casa Cloud, ci sono, lo so. Anzi, tra l'altro ringrazio Paolo e Mirko che me li hanno forniti gentilmente per fare la recensione, oppure andate ad assaggiarli nei negozi dove abitualmente vi provvigionate voi dopo questa emergenza, purtroppo. Quindi se non siete dei lavoratori che siete obbligati a uscire di casa, mi raccomando, lo dico anch'io, state a casa che ci guadagniamo tutti dopo, fatevelo mandare a casa, è arrivato tramite posta tranquillamente, e noi con la super mega svapatona ci vediamo nel prossimo video e vi saluto. Ciao. We'll be right back.